Le donne dimostrano ogni giorno con la loro forza, creatività e flessibilità di essere grandi imprenditrici e di riuscire ad emergere sia nel lavoro che nella vita familiare. I numeri parlano chiaro, sono sempre più le donne che operano nel settore primario. È questo il messaggio che Donne in Campo, la sezione al femminile della Confederazione Italiana degli Agricoltori CIA, lancia l'8 marzo, un giorno storico importante. Donne in Campo è un'associazione, l'associazione della CIA di Padova, e rappresentiamo il mondo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. Ogni anno, l'8 marzo, diamo una tematica. Quest'anno, ad esempio, come tema è il coraggio di prendere in mano qualcosa che magari sembra non abbia valore. Tante di noi hanno piccole aziende di produzione, però poi trasformano, oppure abbiamo delle aziende che si sono inventate come fattoria sociale, oppure come fattoria didattica. L'agriturismo spesso e volentieri è in mano a delle donne. Perciò abbiamo visto che l'imprenditoria femminile è una caratteristica tipica di noi donne che cerchiamo di inventare qualcosa. Donne che lottano per una sempre maggior libertà e che con la loro determinazione arricchiscono e rilanciano i mercati economici, trasmettendo alle nuove generazioni i valori fondamentali dalla terra all'ambiente. È stata particolarmente importante perché celebriamo 70 anni dal diritto di voto alle donne in Italia e questo è veramente un punto di arrivo del movimento delle donne e una grande conquista di cui non dobbiamo scordarci, è stata frutto di tante lotte e oggi si manifesta anche con un accesso alle cariche istituzionali, un diritto di essere rappresentanti che ormai è, almeno a parole, è stabilito in forma paritaria. Si chiede che le donne siano ugualmente rappresentate nelle varie elezioni amministrative e politiche e questo è un passaggio perché permette veramente alle donne di far parte di quelle istituzioni e di condizionare le scelte nel modo in cui le donne sanno fare. Quando c'è una donna alla guida di un'azienda agricola, spesso all'attività primaria si affianca la gestione di fattorie didattiche ed agriturismi, caratteristiche femminili che consentono di personalizzare prodotti e servizi con un'attenzione al biologico e al sociale. Un'agricoltura che nell'ultimo anno ha attirato sempre più nuove imprenditrici che scelgono di dedicarsi al settore primario. Per le donne in agricoltura dovremmo arrivare, o meglio per tutte le donne imprenditrici, ad avere diritti o comunque quelle possibilità di come la maternità o comunque quell'attenzione in più per quanto riguarda la donna che abbia la possibilità di dedicarsi alla vita professionale e alla famiglia. In piazza Cadoneghe erano attesi i bambini della scuola materna, dove nel loro momento di ricreazione avrebbero ricevuto dalla CIA uno zainetto contenente la merenda, un cappellino e una mimosa. Il tempo ha impedito la loro uscita, ma non di ricevere l'omaggio che è stato consegnato direttamente a scuola. La violenza sulle donne è ancora una piaga della società e che va contrastata con tutte le energie di cui si dispone anche a livello governativo. Ci vorrebbe più rispetto e valorizzare quello che fanno dalla mattina alla sera, famiglia, casa, lavoro, rispetto, non violenza assolutamente. Che le donne venissero più rispettate, tutto lì. Però quando hai magari a fianco a te una persona che ti rispetta, diciamo che è già una conquista. Auguri a tutte quante, auguri.